Namastê e benvenuta alla lezione numero 7 della sfida 30 giorni di yoga. Oggi andremo a lavorare le posizioni di equilibrio per risvegliare l'energia di Svadhisthana Chakra. Prenderemo la cosa con molta calma, con molta tranquillità, soprattutto per mantenere la posizione. Ricordati, non è una sfida neanche contro te stesso. Ok? La intensità della pratica non vuol dire che facciamo delle posizioni più difficili oppure capovolta con la gamba da una parte. No, nulla di questo. Cioè, anche questo. Però la intensità di una pratica vuol dire restare più a lungo in ogni posizione. Oggi vi consiglio di tenere vicino a voi dei mattoncini se avete, oppure dei libri più grossi, come preferite. Qui c'è un esempio di un libro grosso che posso usare per appoggiare la mia mano, ok? E se ne avete cinghie oppure una sciarpa, sarà anche molto interessante usarla, ok? Molto bene. Iniziamo la nostra pratica sedute, con la spalla ben aperta, lontana dalle orecchie. Gamba incrociata o se avete problema verso le ginocchia, gamba in avanti. Chiudi gli occhi. Inspira. E espira profondamente. Lascia andare pensieri, problemi e le cose da fare. Porta la tua attenzione sul tuo respiro calmo e profondo. Lascia andare il respiro calmo. Prendi qualche minuto per lasciare la tua vita al di fuori del tuo tappetino. Senti l'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni. E con il prossimo inspiro riapri gli occhi, riprendi la coscienza del corpo, rilassa le mani. Inspira, solleva entrambe le mani ed espirando, mano destra, ginocchio sinistro. Spinge bene il busto all'indietro. Acompanha com o sguardo e movimento do torácico. Inspira, suco le mani e expirando, cambia giro. Inspira, su con le mani ed espirando, dorso della mano sinistra sulla coscia destra, mano destra sopra la testa, apri bene il petto, allunga. Inspira, ritorna ed espirando dall'altra parte. Inspira, ritorna ed espirando. Porta le gambe belle distese in avanti. Appoggia bene entrambi i glutei. Inspira su con le mani ed espirando, afferra i piedi. Se non riesci ad afferrare i piedi, in modo di mantenere la schiena più dritta possibile,
Prendi la tua cinghia, la tua sciarpa, la tua cintura, quello che riesce, piede a martello, porta la cinghia verso l'avampiedi e tienila, ok? Con la schiena bella dritta, se riesce, inizia a piegare il tuo gomito in maniera di portare il petto sempre più in avanti. Ancora un paio di respiri. Inspirando, ritorna alla posizione di partenza. Con il prossimo inspiro, piega il ginocchio sinistro, portando il piede all'indietro e lascia la gamba destra divaricata. Prendi bene la posizione, su con entrambe le mani ed espirando, mano destra. Piedi destro, sinistro, sopra la testa. Se vuoi intensificare, la mano che ha afferrato i piedi viene sotto la coscia. Inspira ed espirando, giri busto, testa parallela, mani parallela, testa verso i ginocchi. Inspira, ritorna alla posizione di partenza con entrambe le gambe bella distesa in avanti. Inspira su con le mani ed espirando, afferra i piedi, allunga. Inspirando, ritorna alla posizione di partenza. Piega il ginocchio destro e divarica la gamba sinistra. Inspira su con le mani ed espirando, mano sinistra sul piede sinistro, destra sopra la testa. Inspira ed espirando, gira il busto, mani parallela, testa verso i ginocchi. Inspira, ritorna alla posizione di partenza con entrambe le gambe bella distesa in avanti. Molto bene. Porta entrambi i piedi a contatto con il tappetino, abbraccia il ginocchio, inspirando, peso del corpo all'indietro. Porta la schiena più dritta possibile e inspirando, solleva la tibia, molla le braccia, Navasana. Mantieni la posizione. Ed espirando, ritorna. Abbraccia il ginocchio, inspira, petto in avanti. Espira, schiena, gobba all'indietro. Inspira in avanti. Espira all'indietro. Ancora una volta, inspira. Ed espirando, scendi con la schiena e abbraccia bene le ginocchia. Porta il mento verso il petto, schiaccia bene la lombare. Ed espirando, riappoggia i piedi sul tappetino. Con il prossimo inspiro, apri un pochettino le braccia, portando la mano verso il petto, caviglia destra sopra la coscia sinistra. Inspira ed espirando, i piedi destro cerca di toccare il pavimento dalla parte sinistra mentre io guardo la destra. Inspira, ritorna ed espirando, cambia gamba. Prendi la posizione, inspira ed espirando,
Piede sinistro verso la destra mentre io guardo la sinistra. Inspira, ritorna. Riabbraccia le ginocchia. Sollevi entrambe le gambe. Piede a martello. Se ce la fai, prendi di nuovo la tua cinghia, porta verso i piedi ed espirando, tira i piedi verso di te, portando verso la tua testa. Se vuoi intensificare un pochettino, afferra il talone e scendi il massimo possibile con la gamba vicino al viso. Espira, ritorna con la gamba bella sdraiata per terra. Girati verso la tua destra, spinge il pavimento e ci rimettiamo in quadrupedia. Molto bene. Ginocchia larga contro il bacino, polsi larghi contro le spalle, inspira, punta i piedi, inarca la schiena, guarda in avanti, espira, schiena gomitata. Inspira, punta, espira. Ancora un paio di respiri, punta, espira. Ultima volta, inspira, espira. E con il prossimo espiro ci sediamo sul plantare, spinge bene la mano in avanti, allunga la schiena. Inspira e spinge i busti in avanti, srotolando la schiena, espira, guarda il soffitto. Inspira, ritorna alla posizione di partenza. Inspira e spinge i busti in avanti, espira, guarda il soffitto. Inspira, ritorna, espira, rilassa. Ultima volta, inspira. Espira. Inspira su, ritorna ed espirando di là. Con il prossimo inspiro riprendiamo quadrupedia. E inspirando, porta i piedi destro e sinistro, scusami, all'indietro. Gira bene il busto, apri le anche. Stabilisce bene la posizione e inspirando solleva la mano sinistra, peso del corpo in avanti, solleva anche la gamba. Mantieni ed espirando ritorna in quadrupedia. Prendi bene la posizione, inspirando, piedi sinistro, destro, scusami, oddio, all'indietro, gira bene le anche, solleva la mano destra, rilassa il collo, inspirando, peso del corpo in avanti, solleva anche la gamba. Ancora un paio di respiri. Ed espirando, ritorno alla posizione di partenza. Porta la mano leggermente più in avanti, punta i piedi ed espirando, ad un Mukha Svanasana, solleva il bacino, allunga la schiena.
Inspira, mano sinistra sulla coscia destra, guarda sotto la spalla. E ritorna inspirando, riprendi la posizione, mano destra, caviglia sinistra. Inspira, ritorna, cammina verso le mani, piega le ginocchia, sali adagio. Molto bene. Ci mettiamo in Tadasana, piedi paralleli, larghi quanto il bacino, intreccia le dita, palme verso l'esterno, inspira su con le mani ed espirando, piegamento laterale, bacino bello fermo, scende solo le braccia. Inspira, ritorna ed espirando dall'altra parte. Inspira, ritorna ed espirando, braccio verso i petto, bacino bello fermo, inspira ed espirando, braccio da una parte, viso dall'altra. Inspira, ritorna ed espirando, cambia giro. Inspira, ritorna ed espirando ci mettiamo in Tadasana con i palmi a contatto. Con il prossimo inspiro passa il peso del corpo verso la gamba destra, solleva il ginocchio sinistro, mantieni la posizione inspirando ed espirando. Espira, ritorna, passando il peso del corpo alla sinistra, su con la gamba destra. Molto bene, inspira ed espirando ritorna. Perfetto. Ok, per questa vinyasana vi consiglio di prendere la cinghia, quello che usate, eh? Quindi passando il peso del corpo verso la destra, prendi il piede sinistro con questa, con la sciarpa, la cinghia, quello che hai. Eh? Porta la tua mano destra sui fianchi, lascia il ginocchio bello morbido, eh? Mi raccomando, non bloccate all'indietro. Prendi bene la posizione, inspirando. Solleva la gamba sinistra con le ginocchia piegate e piano piano raddrizza la gamba. Apri bene il petto e non lascia la schiena curva. Ed espirando ritorna. Molto bene. Passa la cinghia verso i piedi destro. Afferra con la mano destra, mano sinistra sui fianchi, passa il peso del corpo verso la sinistra e inspirando solleva il ginocchio destro, piegato e quando te la senti raddrizza la gamba. Ancora un paio di respiri. Ed espirando, ritorna. Molto bene. Passiamo di nuovo il peso del la cinghia sui piedi sinistri. Mano sinistra afferra, destra vai sui fianchi, ginocchio morbido. Inspira, solleva dritta la gamba. Afferra bene, la cingo i piedi come preferite ed espirando divarica lateralmente la gamba. Inspira, ritorna ed espirando rilassa in Tadasana. Passa di nuovo il peso e la cinghia verso la parte destra.
Prendi bene la posizione. Peso del corpo verso la sinistra, inspira. Gamba dritta in avanti. Prendi la posizione ed espirando, apertura della gamba. Inspira ed espirando, ritorna alla posizione di partenza. Con la mano ancora in saluto indiano. Inspira, solleva entrambe le mani. Espira, piegamento all'indietro. Inspira, ritorna, espira in avanti. Con il prossimo inspira, due passi all'indietro. Adomuka svanati. Inspira, su con la gamba destra. Espira, piedi in avanti. Piega le ginocchia. E inspirando, solleva braccio e busto. Vira Madrasa. Intreccia le dita. Expira, guarda i piedi. Inspira, apre. Expira, guarda i piedi. Ultima volta, inspira. Ed espirando, guarda i tuoi piedi. Prendi bene la posizione. E inspirando, un piccolo passo in avanti. Expira, braccio e gamba parallela al pavimento. Vira Badrasa na tre. Expira, mani a terra. Se vuoi, puoi prendere sempre il tuo libro e il tuo mattoncino. Mano destra a terra. Gira bene il bacino. E inspirando, solleva. Gamba e mano sinistra. Ardha Chandrasana. Expira, ritorna e rilassa in Adho Mukha. Inspirando, su con la gamba sinistra. Expira, piedi in avanti. Prendi bene la posizione, inspirando, solleva braccio e busto. Intreccia le dita, indice a contatto, inspira, espira, guarda i piedi. Inspira, ritorna, espira, guarda i piedi. Ultima volta, ritorna, ed espirando, guarda i tuoi piedi. Un piccolo passo in avanti, ed espirando, braccia e gamba parallela al pavimento. Espira, mani a terra, prendi il tuo mattoncino, il tuo libro, quello che c'è, gira in apertura le anche e il busto, e inspirando, solleva gamba e braccia destra, Ardha Chandrasana. Espira, ritorna e rilassa. In Adho Mukha. Molto. Con il prossimo inspiro, piega le ginocchia e fai un salto in avanti. Espira, ritorna. Piega le ginocchia. Inspira, un salto in avanti. Ritorna ultima volta, piega entrambe le ginocchia e inspirando un salto in avanti vicino alle mani, pollice indice a contatto, schiena bella dritta, inspira, solleva braccia e busto, espira, piegamento all'indietro, inspirando ritorna in Tadasana. Prendi fiato.
Inspira, solleva entrambe le mani ed espirando, piega le mani in avanti, abbraccia i gomiti e lascia cadere il peso del corpo. Inspira ed espirando ci mettiamo sedute con la gamba bella distesa in avanti. Molto bene. Ok. Inspira su con le mani ed espirando un bello piegamento in avanti. Inspira, ritorna, appoggia i piedi ed espirando abbraccia il ginocchio, schiena bella goba, mento verso i piedi. Inspira. Ed espirando, dondoliamo all'indietro, appoggiamo completamente la schiena. E a un inspiro ci dondoliamo lateralmente per massaggiare la schiena e gli organi addominali. Prendi il tuo momento, allontana le gambe se ne hai bisogno. Riavvicina, cambia direzione, rilassa la muscolatura della tua schiena e del pavimento pelvico. Inspirando, solleva entrambe le gambe, porta le braccia a croce. E qui due opzioni, se vuoi una più facilitata che lavora con più dolcezza le anche piega le ginocchia, ok? Se invece vuoi allungare bene, lascia le gambe bella distese. L'importante qua è cercare di portare un piede sopra l'altro e un ginocchio sopra l'altro. Scegli la variante che ti piace di più ed espirando, gamba a destra, viso alla sinistra. Inspira, ritorna, espira, cambia giro. Inspira, ritorna, solleva entrambe le gambe, braccia lunga al corpo. Espira, scendi lentamente e rilassa in Savasana. Braccia leggermente staccata dal corpo, gamba leggermente divaricata. Inspira e espira profondamente. Lascia andare problemi, pensieri e tutto ciò che deve ancora fare. Porta la tua attenzione sul tuo respiro calmo e profondo. A un inspiro, visualizza il tuo corpo sempre più leggero, la tua mente sempre più in pace e il tuo respiro sempre più calmo e profondo. E con il prossimo inspiro, inizia a visualizzare una luce arancione
all'altezza del tuo pavimento pelvico. Piano piano questa luce si trasforma in un specchio d'acqua. E con il prossimo inspiro visualizza una faccia di luna crescente emerge da questo specchio d'acqua. Inspira e espira profondamente. A un inspiro visualizza questo specchio d'acqua emergere sempre di più, volando verso l'infinito. A un inspiro dolce e profondo, accompagna l'yantra, il simbolo di Svadhisthana Chakra, volare via verso l'infinito. A un inspiro visualizza la faccia di luna andare via. Inspira profondamente ed espirando lascia andare completamente la visualizzazione. Con il prossimo inspiro inizia a risvegliare il tuo corpo. Con l'aiuto della mano, inspira, spinge il pavimento e sediti a gambe incrociate. Inspira. Trattene l'aria polmone pieno. Espira. Trattene l'aria polmone vuoto. Inspira profondamente. Ed espirando riapre gli occhi. Namaste. Grazie.